Grazie a tutte e a tutti, buongiorno e ringrazio per l'invito al congresso regionale. Io sono appunto Marco Toscano, sono di origine lucana, sono di Marconia di Bisticci in provincia di Matera, però vivo e lavoro a Ferrara dal 2007. Ho anche 3 bambini ferraresi, quindi ormai sono un membro a tutti gli effetti di questa regione. Per cui per me è un orgoglio oggi essere qui, proprio perché tanti anni fa, dopo un mese di lavoro da precario a 100 di Ferrara, ho incontrato Fausto Chiaroni, che era all'epoca segretario della FLC di Ferrara, che mi coinvolse in questa grande struttura che era CGL, che davvero ho scoperto dai libri di storia, perché io insegno storia, però dal 2007 la conosco dal vivo e mi rendo conto del perché sia l'unica organizzazione sindacale e anche politica ultrasecolare. Quindi io merito un applauso proprio alla CGL a livello storico, no? Perché siamo qui appunto. E lo spiego ai miei studenti, no? Perché dobbiamo appunto provare a conciliare, come abbiamo fatto qui nel video, rammenta, le conoscenze e le competenze tradizionali con l'innovazione attuale. Solo così noi possiamo pensare davvero di poter modificare e cambiare e prevenire il futuro delle nuove generazioni e anche il nostro. Perché nasce Rammenta? Partiamo dalla sicurezza sul lavoro. Io insegno in un professionale e in un tecnico. Ero quello prima a destra di Ferrara, a Copernico Carpegiani. I miei studenti e le mie studentesse svolgono tante ore di stage durante l'anno scolastico. E l'anno scorso, purtroppo, dopo la morte di Lorenzo Parelli, abbiamo deciso di puntare dritto sulla sicurezza sul lavoro ed è nata la canzone Rammenta, che trovate su tutti i digital store moderni, le piattaforme, dove ci sono le musiche, no, in streaming, e i fondi eventuali vengono donati poi in beneficenza, e soprattutto trovate questo video gratis, no, in tutte le piattaforme nostre ufficiali, New Poets, su YouTube, ed è utilizzato in questi primi mesi. Noi l'abbiamo presentato, pensate, al primo giorno dell'esame di maturità 2022. Quindi grazie. E nel giro di pochi mesi i primi feedback sono stati eccezionali, perché ho conosciuto Monica Ottaviani, che è venuta appunto, che ho incontrato e che ha apprezzato poi tutto il lavoro del progetto New Poets, e ha notato la sensibilità del progetto. E questo video, infatti, oltre a cogliere l'attenzione della FLC, che ringrazio, e della CGL, ha interessato anche la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, che ci ha premiati a dicembre come attività scolastica sulla sicurezza dell'anno. Ci ha chiamati addirittura le Universalis di Ferrara come esempio per la formazione dei propri dipendenti nella giornata dedicata alla sicurezza. E soprattutto, che è quello che era uno degli obiettivi, i formatori, quelli che fanno formazione proprio ai lavoratori, utilizzano questo video durante i loro corsi, che è una delle finalità dei prodotti che facciamo all'interno del progetto New Poets. Che cosa fa New Poets? Promuove la cultura, la poesia, l'arte, la danza, la musica, però lo facciamo in maniera originale, coinvolgendo anche gli studenti con bisogni educativi speciali e anche gli studenti o le studentesse che hanno ricevuto delle sanzioni disciplinari. Quindi, che cosa facciamo? Partiamo, qualche anno fa
mi ricordo un ministro della Repubblica disse che cosa ce ne facciamo della cultura, no? Vi ricordate il famoso panino con la Divina Commedia? Bene, noi partiamo proprio da lì, dalle tenzoni di Dante con Foreste Donati, che oggi noi chiameremmo, in maniera volgare, freestyle. Freestyle fra i ragazzi che fanno rap e si sfidano a suon di rime, no? E utilizziamo proprio questo termine anacronistico nel XX secolo, la poesia. Sì, noi ci chiamiamo i nuovi poeti, perché oggi sappiamo che i nostri figli studieranno Guccini, studieranno De Gregori, studieranno i grandi cantautori del Novecento. Quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo saper affrontare il presente utilizzando l'innovazione didattica che le giovani generazioni utilizzano quotidianamente. Quindi non dobbiamo aver paura delle nuove tecnologie e dello smartphone, perché va gestito e controllato da noi adulti. Noi abbiamo una fortuna, diciamo che a occhio, a livello anagrafico, noi non siamo nativi digitali qui in questa platea oggi, però i nostri figli lo sono e hanno un metodo, un approccio alla realtà che è completamente diverso dal nostro. Pensare di poter insegnare loro l'educazione e trasmettere competenze utilizzando il vecchio metodo o solo quello, allora correremmo in un errore gravissimo, no? Dobbiamo sapere utilizzare la tradizione, come ho fatto io con Dante, no? Oppure c'è la strofa, l'ultima strofa di un'altra canzone che è dedicato a un altro tema a noi caro, ma caro anche al presidente Mattarella, perché nel discorso della rielezione ha citato due argomenti, tra gli altri: la sicurezza sul lavoro e la violenza di genere. Un'altra canzone del progetto che vi invito a vedere è "Non è normale che sia normale, la poesia sfida il femminicidio". Grazie. Pensate che grazie a questa canzone, sempre con il discorso che cosa ce ne facciamo della cultura e dell'arte, oggi nel mio istituto a Ferrara, di quasi 1800 iscritti a maggioranza maschile, insegniamo contrasto alla violenza di genere. Grazie ancora. E lo facciamo rispettando la legge. Abbiamo creato all'interno di educazione civica, che è obbligatoria, metà degli argomenti del curriculum sono dedicati al contrasto alla violenza di genere. Per cui io ringrazio il mio collegio dei docenti, i miei colleghi che si formano, stanno facendo questo sforzo, perché bisogna osare per cambiare le cose. Rammenta, non è normale che sia normale, sono tutti esempi di un po' particolari, ma ci siamo presi questa responsabilità perché riteniamo che sia fondamentale, ripeto, accogliere e coinvolgere le nuove generazioni attraverso questo nuovo metodo che è New Poets. Per capire di che cosa si tratti davvero, Collettiva ha realizzato un video reportage che è uscito un paio di settimane fa, e Giovani Poeti si chiama, quindi c'è su tutte le piattaforme, c'è sul sito. Vi invito a vedere quei 5-6 minuti in cui noi stiamo realizzando la nuova canzone che è dedicata alla donazione del sangue, un altro argomento fondamentale, perché appunto dopo la pandemia c'è un calo del sangue nelle banche di raccolta, e quindi stiamo lavorando con l'Avis per fare un inno alla promozione. Allora, io mi rivolgo comunque, fondamentalmente è la prima volta che parlo davanti a 600 delegate e delegati, quindi delegate e delegati di tutte le camere del lavoro e delle categorie diciamo lavorative. Vi chiedo di collaborare con noi in nuove attività. Noi possiamo realizzare nuovi video, nuove canzoni originali per poter sensibilizzare, no, la società su tematiche importantissime e fondamentali. Per cui vi ringrazio e vi invito ad andare a vedere. Grazie. Grazie Marco. Allora...